Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo delle letture di novembre, che purtroppo non è che siano state un granché, nel senso che non, come dire, poteva andare meglio. Ho provato a leggere un po' fuori dalla mia comfort zone, non è andata benissimo e soprattutto non credo che sarà un video lunghissimo, perché sono tutti libri che sì, non sono malissimo, ma non mi hanno neanche lasciato un granché dentro, ecco. Quindi direi di cominciare subito con Un petit goût de noisette di Vanida, che ho letto proprio uno dei primissimi giorni del mese. Non sono stata benissimo, ho fatto l'indigestione, quindi il giorno dopo, in semicoma, mi sono letta questo. Ho scelto di. Ho scelto di leggere questo. Ho scelto di leggere questo graphic novel perché sarà proprio Vanida a occuparsi dell'adattamento in graphic novel dell'Attraverso Specchi, e quindi volevo un po' familiarizzarmi con il suo stile, che tra parentesi secondo me è piuttosto azzeccato per adattare l'Attraverso Specchi, proprio come se loro stessero aspettando la mia professionalissima opinione. Vabbè. Comunque, questo è il primo graphic novel di tre e noi seguiamo molti personaggi, forse troppi per un'opera così breve, di tutti i generi, di tutte le età. Verso la fine del volume cominciano a incrociarsi e noi capiamo un po' come si intrecciano, appunto. Mi sembra di averlo già detto, forse nel book haul, mi ricorda un po' quelle commedie romantiche primi anni 2000, in cui si seguono 5-6 storyline e poi a fine film scopriamo che sono tutte collegate. Un po' questo mi ha ricordato. Questo concetto in realtà a me piace molto, scoprire poi a fine opera come sono collegati i personaggi, però devo dire che in questo caso sono talmente tanti che forse non ha aiutato, nel senso che forse sono veramente troppi. Tant'è che le storie di alcuni durano giusto veramente due o tre tavole, cioè non fai in tempo neanche quasi a ricordarti il nome, che sei già passata la storia dopo. Ho proprio avuto l'impressione che fosse un prologo ai volumi successivi, quindi diciamo che sono abbastanza incuriosita ad andare avanti, però ecco, forse è un po' un peccato, avrei messo un po' più di carne al fuoco in questo primo volume. Fa appunto il suo dovere perché mi spinge a voler leggere il resto, però forse mi lascia anche un po' con questo senso di insoddisfazione che, non lo so, mi ha fatto dire peccato perché questo poteva essere veramente molto bello. Il tratto mi piace molto, è molto accennato, quasi come se il disegno non fosse completo. Poi, appunto, grandi opinioni tecniche in questo campo da parte mia. Da un lato forse mi ha anche ricordato vagamente quello di Heartstop, perché non è appunto esattamente delineato e preciso. Comunque penso che più avanti, con molta calma, non è assolutamente una priorità, recupererò i prossimi volumi. Però appunto una storia bellina, ottima per passare un pomeriggio in tranquillità senza dover leggere un'opera troppo impegnativa, non lo metterei tra i miei graphic novel preferiti. Comunque, se leggete in francese, è un'opera molto carina da recuperare. Ho poi finito di Flat Share di Beth O'Leary, che credo in italiano sia stato tradotto con Un letto per due, ma dovrebbe essere ripubblicato da Mondadori l'anno prossimo. Si tratta di un romance, quindi sicuramente fuori dalla mia zona sicura dei libri, i cui protagonisti sono Tiffy e Leon. Tiffy affitta il letto di Leon per usarlo appunto la notte, perché non vive più con il fidanzato storico perché si sono lasciati, mentre Leon ha bisogno di soldi e quindi affitta il suo letto per le ore in cui lavora, che sono quelle notturne. Quindi loro non si incontrano mai, hanno degli orari molto precisi, si scambiano senza mai incrociarsi, finché un giorno Tiffy lascia un biglietto e Leon comincia a rispondere. E essendo un romance, chiaramente sappiamo come andrà a finire. Da questo libro non mi aspettavo una trama sconvolgente o particolarmente incalzante, ecco. Per me questo è stato un libro carino, in alcune parti forse un po' lungo, si è trascinato un po'. Poteva essere un centinaio di pagine più corto senza nessun problema, non avrebbe leso minimamente alla storia. Me l'avevano descritto come un romance coccoloso, quindi io non mi aspettavo le scene spicy. Cerco di essere giovane, mega cringe. E invece ci sono. Non le peggiori che abbia mai letto, ma sicuramente no. Ecco, diciamo che in alcuni punti stonavano un po' con i personaggi che ci erano stati descritti, o comunque dovevano essere così divertenti, cioè cercavano di essere divertenti tanto da essere troppo, cioè forzatamente divertenti tanto da farti appunto cringiare. Però ecco, mi aspettavo più scene, tra virgolette, coccolose, carine, intime, sai, di quelle che ti fanno venire un po' il calore nello stomaco. Sì, però col fatto che noi assistiamo a tutta la conoscenza di Tiffy e Leon, le scene in cui loro sono effettivamente fidanzati o comunque stanno insieme sono
molto poche. Certo, il fatto che la loro relazione venga costruita così piano piano è uno dei fattori positivi di questo libro, cioè tu vedi proprio questa conoscenza che diventa poi prima un'amicizia e poi una storia d'amore, quindi sicuramente è molto credibile, aiuta molto lo sviluppo dei personaggi, anche perché loro non si erano mai visti e come fanno a notare gli amici dei rispettivi protagonisti è una follia, una cosa del genere, è proprio una roba da pazzi. Un altro aspetto positivo è il fatto che si alternano i capitoli di Tiffy e Leon, quindi vediamo anche il punto di vista maschile, che però purtroppo sicuramente non è stata la mia parte preferita perché è narrato quasi tutto, cioè lo stile narrativo sono chiamate e messaggi. Che lì per lì mi sono detta, ma perché? L'ho trovata una scelta stilistica non particolarmente vincente, anche perché sì, io ero più incuriosita diciamo dal punto di vista di Leon, perché ha un background un po' più originale, tra virgolette, però col fatto che fosse, cioè non mi piaceva proprio, e io ho capito che lei voleva dare due voci distinte ai personaggi, però non è un modo particolarmente efficace questo che ha scelto. Se non si riesce a farlo in prosa, forse è meglio lasciar perdere, con tutto che appunto non voglio passare per il fatto che non mi piace vedere il punto di vista di lui, perché è stata una delle cose che mi ha fatto piacere trovare, soprattutto all'inizio, però a lungo andare mi ha dato fastidio questa cosa che fosse narrato tutto a SMS e chiamate, non l'ho capito perché non fosse semplicemente prosa. Parlavo di background, per entrambi i personaggi poi vengono affrontate delle tematiche che vanno oltre la storia d'amore, c'è l'amore tossico, abusivo, lo stalking, il fatto di avere un familiare in prigione, che sono tutte cose molto interessanti, alcune di cui non avevo anche mai letto. Il tutto fatto ovviamente con la profondità di una commedia romantica, però l'ho trovato molto delicato e comunque rispettoso, cioè non è che sì, viene affrontato appunto con lo spirito di una commedia romantica, ma fatto insomma abbastanza bene, ecco, poi ci torneremo su questo punto. Comunque, con il fatto che viene dato così tanto spazio allo sviluppo e alla crescita dei protagonisti, alla fine del libro gli vuoi bene, non è che li vorresti prendere a testate, sono persone comunque buone fondamentalmente, quindi vuoi che abbiano successo, vuoi che stiano insieme, quindi sicuramente è un altro punto a favore. Però non so, mi aspettavo meglio, mi aspettavo di affezionarmi ancora di più, cioè io adesso non è che ci penso tutti i giorni a questi due individui in questo libro, anche perché soprattutto lui verso la fine diventa veramente un po' passivo, ecco, ti succedono le cose e vabbè, è capitato. Quando comunque, non lo so, per i canoni del genere mi aspetterei un po' più di verve, ecco. È un po' un peccato, perché devo dire che la premessa era molto carina, molto originale, avevo delle aspettative medie, cioè non alte, perché comunque non è il mio libro tipo, però comunque poteva avere un grosso potenziale e invece l'esecuzione mi ha lasciata un po' insoddisfatta. Veramente, poteva andare molto meglio, poteva anche andare però molto, molto peggio. Piano piano ho letto anche Lucernario di Saramago, scritto negli anni 50, ma il manoscritto è andato perso. È stato pubblicato postumo, alla morte appunto dell'autore, nel 2011, se non sbaglio. Era giusto. E racconta la storia degli abitanti di un condominio nella Lisbona degli anni 50. Non ho in realtà moltissimo da dire su questo libro. Anche questa volta è un libro che non mi ha fatto impazzire, ma non direi che non mi è piaciuto, un libro un po' nel mezzo. Ho letto, questa è la mia quinta opera di Saramago, e vi posso dire che sicuramente è la più diversa da quelle che ho letto finora. Sicuramente si nota che è uno dei primi libri che ha scritto, soprattutto se si è già letto qualcosa, lo stile è completamente diverso dalle sue opere successive, che io non so, cioè dovrò fare uno sforzo bestiale per chiamarle successive e non precedenti, dovete scusarmi. Non ce la faccio a non confondermi nella mia vita. Appunto, ci sono segni di interpunzione, i dialoghi sono segnalati, le frasi sono di una lunghezza normale, tutte cose che non ho trovato nei romanzi che ho già letto, quelli più famosi, Cecità, L'intermittenza e la morte, dimenticatevi tutto questo, non c'è. E mi ha fatto un po' strano, sicuramente ho avuto quasi l'impressione di non leggere Saramago. In generale, anche a livello di tematiche, si sente che è un po' più acerbo. L'indagine sull'animo umano, che è una delle cose di cui lui è maestro, secondo me, è molto più, non superficiale, ma molto più soft. Certo, lascia intravedere l'enorme potenziale che poi si trova in tutta la sua opera, quindi voglio dire, è sicuramente un esperimento.
sono contenta di averlo letto. Devo dire, è uno di quelli che ho scelto perché mi piaceva il lilla della copertina e perché mi faceva ridere il titolo, Sono un'anima semplice. Semplicemente mi sono ormai abituata alle opere più mature, quindi appunto lo stile che ha acquisito negli anni, alle tematiche più approfondite, alle relazioni interpersonali e al commento sulla società molto più pungente che si possono trovare negli altri romanzi. Ecco, se volete farvi un'idea di come scrive Saramago, non vi indirizzerei verso questo libro. Se però vi siete trovati male con lo stile, che riconosco essere molto particolare, se volete dare un'altra chance a Saramago, magari potreste provare con Lucernario. È tipo la versione light di Saramago, Saramago light. Vabbè, adesso la smetto di dire stronza. Poi, una tragedia nella tragedia, ho letto The Love Hypothesis di Hayley Hazelwood. Se avete bazzicato sul book cose, sapete che cos'è questo libro. Brevemente, di cosa parla The Love Hypothesis? Olive è una dottoranda disagiata, è al terzo anno appunto di dottorato e per non ferire i sentimenti della sua amica, che è innamorata dell'ultimo ragazzo con cui Olive è uscita, le dice che si sta frequentando con un'altra persona. Caso vuole che la sera in cui sarebbe dovuta essere appunto un appuntamento, l'amica sua entra in laboratorio e, pur di non farsi scoprire, bacia il primo tizio che incontra. E chi è il primo tizio che incontra? Il grande professorone di cui tutto il dipartimento ha paura, tale Adam. Da qui loro instaureranno una falsa relazione, quindi fingeranno di frequentarsi per... Ovviamente lei, il motivo lo sappiamo, è nella premessa del libro, e lui per robe sue. Perché dicevo che se avete bazzicato book cose saprete che cos'è questo? Perché questa è una ex fanfiction Reylo, quindi Rey e Kylo Ren dell'ultima trilogia di Star Wars. Nella mia umilissima e personalissima opinione, il 90% di questo libro, secondo me, è dovuto al fatto che siano tutte innamorate di Adam Driver. Io sono immune. Non vado particolarmente matta per l'aspetto fisico di quest'attore, tant'è che nella scena in cui si leva l'elmetto nel film al cinema mi sono letteralmente messa a ridere, ci sono i testimoni se volete, e quindi forse un po' più obiettiva. E purtroppo le due cose positive di questo libro sono il fatto che si legge velocissimamente. Sarà che io sono stata fortunata che appunto dovevo fare tante cose in giro per casa, tant'è che io ho ordinato questo, il cartaceo, prima di cominciarlo ed è arrivato dopo che l'ho finito, per dirvi quanto poco ci si mette a leggere questo libro, e il fatto che l'ambiente STEM, quindi l'ambiente scientifico, è descritto molto bene, cioè si vede che l'autrice ha frequentato approfonditamente questo ambiente. Per il resto i personaggi sono stereotipi fatti e finiti, mi riferisco soprattutto agli amici di lei, che veramente lei si era fatta una lista di cose da includere in questo libro per dire ok, l'inclusività ce l'ho messa, e cioè nel senso tutte le minoranze sono appunto state inserite nei due personaggi amici di lei, che l'ho trovato una cosa un po' di cattivo gusto personalmente, non hanno, cioè non aggiunge niente a questi personaggi, poi appunto stereotipi, su cui però non posso fare un discorso approfondito perché sarebbe un po' spoiler, e in più sono tutti veramente stupidi, cioè veramente... capacità deduttive gravemente insufficiente. Posto che siamo in un ambiente scientifico in cui le capacità deduttive dovrebbero essere importanti, non ho capito questa scelta. Come è possibile che siano tutti così avanti nel loro dottorato se questo è il loro livello di intelligenza, di capacità di interpretare quello che li circonda? Andiamo avanti. Le scene spinte, tra le più cringe che io abbia mai visto, veramente terribile. Mi ricordo a un certo punto, c'è tutto un capitolo che è così, e ho detto vabbè, me lo sono levato, basta, abbiamo finito. Sapevo appunto da tutti i TikTok, le cose che avevo visto, che era quel capitolo, quindi ero anche preparata, capito? Quindi quanto mi ha traumatizzato questo, cioè quanto sono brutta, che pur sapendolo è andata così male. Finito questo capitolo ho detto vabbè basta, ce lo siamo levati. Invece no, continua pure il capitolo dopo. Io stavo caricando la lavatrice, ero sola in casa, ho fatto pure vabbè ma basta, basta. Se invece volete ubriacarvi potreste fare il gioco in cui vi fate uno shot ogni volta che lei dice quanto lui sia grande, grosso, imponente con la voce profonda e lei sia piccola e mini. Sarete ubriachi a pagina 30. Ovviamente non ve lo consiglio di fare questo gioco. Poi a un certo punto scopri anche che lei è alta tipo 1,73 m. Sei alta tesoro, non sei così mini come vuoi farci credere. Olive dovrebbe corrispondere alla rappresentazione demisessuale, che penso sia così brutta da far venire da piangere. Continuo a dire che su queste tematiche io non sono la persona più esperta del mondo, però sia il modo in cui l'ha spiegato che il momento in cui ha tentato di spiegarlo mi hanno lasciato un attimo. Però per me la cosa peggiore in assoluto, proprio quella che veramente mi ha fatto sanguinare le orecchie,
è il modo in cui tenta di parlare di una tematica importante come la violenza sessuale. Non si fa così. Io capisco che è una rom-com, quindi non è che mi aspettavo la stessa profondità di un romanzo in cui questa tematica è centrale o comunque di saggisti, cioè non è, lo so che non è qua che va cercata una buona riflessione su questa cosa, però viene trattata con una leggerezza, con un boh, come se fosse semplicemente un plot device. Ripeto, non mi aspettavo chissà che, però veramente tempo di elaborazione zero patata, forse era meglio lasciar perdere. Non lo so, io nella mia umilissima opinione, nel passaggio da fanfiction al romanzo, la rielaborazione forse è stata un po' carente, se non forse addirittura inesistente, direi. Quindi per me le opzioni erano due: o rimaneva una fanfiction oppure andava veramente pesantemente riadattato, perché così per me no. Sull'ottavo volume di Frieren non farò molti commenti, è sempre la solita solfa, un manga fantasy ambientato dopo la sconfitta del cattivo, l'elfa Frieren che forma una nuova compagnia e parte per nuove avventure. Allora, io sicuramente questo lo definirei come un volume di passaggio, ma sono anche molto arrabbiata con questo volume perché non succede letteralmente niente. Si era chiuso un arco narrativo, quindi immaginavo se ne aprisse un altro, ma non è stato così. Non è stato così. In questo libro, sì, in questo libro, in questo volume non succede nulla, è letteralmente un volume filler, che per fare un manga filler ce ne vuole, cioè nel senso, non cambia nulla ai fini della trama generale, le dinamiche dei personaggi rimangono quelle, non succede niente, niente, non, boh, non lo so, andrò comunque avanti perché ormai sono arrivata all'ottavo volume e finora, fino a questo incidente, mi era tutto piaciuto, quindi sì, magari lo considero un incidente di percorso, andrò avanti, certo è che so, comunque sono molto molto cauta. Sono anche molto arrabbiata perché questa era la copertina più bella di quelle che erano state pubblicate finora ed è il volume che mi è piaciuto meno. Per fortuna a fine mese è arrivato Cinder a salvare un po' la situazione. Il mio computer ha deciso di non salvare la mia recensione di Cinder, quindi adesso andrò a braccio. Primo volume delle famosissime Cronache Lunari, tetralogia fantascientifica che riadatta e reimmagina alcune delle fiabe tradizionali in chiave fantascientifica e young adult. Questo primo volume, Cinder, è un retelling di Cenerentola in cui Cinder è un cyborg, quindi ha una gamba e un braccio meccanici. Vive a Nuova Pechino, o New Beijing, dove si è sparso un virus con una mortalità elevatissima. Io non lo so se è perché questo mese in generale le letture non siano state un granché, o se comunque io non vedevo l'ora di iniziare questa saga. Mi sono divertita tantissimo. Anche questo libro è estremamente scorrevole, ci sto preparando un video a parte che andrà online tra diversi mesi, ma avevo così tanta voglia di leggere che per fare gli aggiornamenti di lettura mi dovevo frenare, per questo ho letto così tante cose un po' random, perché dovevo riempire i buchi quando non avevo tempo di fare gli aggiornamenti di lettura. Mi sono strozzata dall'entusiasmo. Comunque, ho trovato veramente, forse è uno dei riadattamenti più geniali che io abbia letto. Non ne ho letti tantissimi, devo ammettere. Sì, ci sta un po' Percy Jackson, Agotar, terribile. Per come sono fatta io preferisco leggere storie nuove, non dei riadattamenti di storie che conosco già. Però devo dire che questo c'era qualcosa che mi chiamava, perché è veramente un'idea molto originale. E anche l'esecuzione, secondo me, non è da meno. I personaggi mi sono piaciuti tutti, sono fatti benissimo. È chiaro che non è che c'è Cenerentola para, perché è ovvio che le cose da cambiare sono molte. Appunto, stiamo parlando del futuro, stiamo parlando di Cenerentola che è un meccanico cyborg, quindi è chiaro che vanno riadattate tante cose. Però ecco, è stato pubblicato nello stesso anno in cui è uscito Shadow and Bone, che io ho sempre detto che è una storia media e che è invecchiata male. In questo caso è invecchiata benissimo, ha tenuto benissimo il test del tempo. Sicuramente il fatto che ci sia stato un virus che si trasmette per via aeree, che ha preso un sacco di gente, ha contribuito al fatto di tenerlo abbastanza attuale. Però non è solo questo, è il fatto che comunque è una storia molto leggera, ma che ha dei bei colpi di scena, cioè è un libro per ragazzi, ma non è un libro in cui la realtà è edulcorata. Vengono introdotti dei cattivi che hanno dei poteri molto particolari e la regina di questi antagonisti è uno di quei cattivi che veramente ti fanno stare, cioè io ero un po' a disagio quando leggevo le scene con lei, cioè avevo un po' di scaga,
detto proprio in francese. E comunque si intravede una trama orizzontale che potrebbe essere molto molto bella, molto interessante. Ecco, è sicuramente nelle mie corde il fatto che la storia d'amore non sia assolutamente preponderante. C'è, perché è una fiaba, perché è un libro per ragazzi, quindi io quello me l'aspettavo, ma fortunatamente non è il fulcro di tutto. C'è una giusta scala delle priorità, come dico sempre. E io veramente non vedo l'ora di andare avanti, sono molto curiosa, molto contenta di aver iniziato questa saga. Dovrebbe uscire l'anno prossimo a giugno, al momento è disponibile solo in inglese o se volete in italiano in ebook, perché appunto la versione cartacea è uscita fuori stampa, che è veramente un'eresia dopo tutte queste edizioni di Shadowhunters. Non avere un'edizione italiana delle Cronache Lunari è veramente una cosa inaccettabile, perché questo è un libro per ragazzi estremamente valido. Io Shadowhunters lo sto leggendo, quindi so di cosa parlo. Però veramente l'impressione del primo libro mi basta. So anche che è il più debole della saga, quindi penso che mi esploderà il cervello quando leggerò i prossimi. Mi rendo conto che in inglese non è proprio accessibile per tutti, perché appunto essendo un fantascientifico lo definirei quasi un upper intermediate. Quindi vi consiglio vivamente, quando uscirà in italiano, di leggere in italiano e di eventualmente, se leggete in ebook, prenderlo in ebook. Veramente una delle grandi sorprese di questo fine anno. Ottimo libro. Basta, basta, perché potrei continuare a parlarne per ore. Bene, quindi questi erano tutti i libri che ho letto a novembre. Poteva decisamente andare meglio, appunto meno male che è arrivata Cinder a salvare la situa. Da questo video però è tutto, lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere nuovi contenuti. E noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!